Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul canale. Innanzitutto volevamo ringraziarvi perché nel video precedente vi avevamo chiesto se potevate condividerlo in modo tale che altri escursionisti lo potessero vedere e magari prendere come spunto per andare a fare qualche escursione. Lo avete fatto, siete stati in tantissimi, quindi grazie mille, il gruppo funziona e c'è, siete super fighi. Allora, oggi siamo a Resiuta, partiamo da Tigo e andremo a fare un percorso che ci porterà fino alla casera Rio Nero. L'abbiamo visto pubblicato appunto su un gruppo di amanti della montagna, Alessandro, grazie mille, e loro sono andati su, ci è piaciuto, adesso lo proviamo a fare anche noi. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy. Lasciandoci trasportare dal suono delle sue dolci acque, il Rio Nero da subito ci ha regalato grandissime emozioni. Ci siamo divertiti a percorrere i suoi numerosi ponti e passerelle, addentrandoci di tanto in tanto lungo il corso del fiume, esplorandolo e scoprendolo piccoli gioielli creati dalla natura. Lungo un percorso che non annoia mai, si possono ammirare cascate, piscine naturali e giochi d'acqua di rara bellezza. Un ripido ghiaione e un breve tratto attrezzato sono gli unici punti dove bisogna prestare un po' di attenzione. Casera Rio Nero, sempre aperta e attrezzata e con diversi posti letto, è un ottimo punto di partenza per diverse escursioni. Ora vi rimandiamo alla cartina tabacco per spiegarvi in modo dettagliato il giro che abbiamo fatto, quindi via la cartina tabacco. Seguendo la strada statale 13 fino a Resiuta bisogna prendere a destra verso Resia e proseguire fino alla località di Tigo. Lì, in prossimità di alcune case sulla destra, troverete un ampio parcheggio. Attraversiamo quindi il ponte su Resia e alla fine del ponte troviamo le indicazioni per il sentiero 703. Giriamo quindi a destra per un bel tratto pianeggiante che costeggia il torrente. Arrivati al bivio, ben segnalato, troverete le indicazioni per Casera Rio Nero. Noi prenderemo quella. Ad un certo punto il sentiero inizia a salire e ci porta rapidamente in alto. Questo tratto è in parte attrezzato per aiutare gli escursionisti nella salita, ma noi non abbiamo trovato alcun problema. Dopo un lungo tratto a pendenza ridotta, il sentiero scende per raggiungere il ponticello su Rio Nero. Appena dopo il ponte inizia un ripido ghiaione dove bisogna prestare un po' di attenzione, fate attenzione lì. Da lì ad arrivare alla casera ci vuole poco tempo, ma prima ci soffermiamo circa a metà del percorso
ammirare le suggestive cascate sulla destra che hanno segnato la roccia in forma circolare, creando meravigliosi giochi d'acqua. Una volta arrivati alla casera e fatta la sosta per la merenda, siamo ritornati indietro sui nostri passi fino a raggiungere il punto dove abbiamo lasciato la macchina. Bene, con questo il video termina. Come sempre, speriamo di esservi stati d'aiuto. Vi mandiamo un forte abbraccio, ci vediamo al prossimo e ciao da Cristina e Gianluca.